Nell'episodio precedente andremo a costruire una casa sull'albero. Signori, guardate chi arriva. Ok, vedete che si va a fare un blocco di 2x2, ovvero 4. Matematica bravissima, proprio mua. In questo episodio, allora, dobbiamo uscire fuori dalla casa e sostanzialmente dobbiamo fare una cosa del genere. Ora vi faccio vedere. Allora, usciamocene così e le scalettine qua così. Ne metterò tutte storte, però dai, ho reso l'idea. Ah, e ovviamente dove c'è l'albero saltiamo, perché ovviamente il tetto non si compenetra nell'albero. E io taglierò ovviamente, però farò tanta di quella fatica che voi non ne avete idea. Ok, signori, il tetto è stato fatto. Stavo guardando se c'erano altre impalcature, ma mi sembra di no. Oddio, ce n'è una. E qua in realtà ce ne sono un botto, quindi facciamo finta che voi non abbiate visto niente. Devo toglierne una lì. E poi avremmo finito con le impalcature e soprattutto con il tetto. E tra poco abbiamo finito anche con la pala. Ora, per quel coso là sopra, io ho un piano abbastanza interessante. Fatemi sapere se vi potrà piacere. Facciamo una cosa del genere. Togliamo questo e questo, mi sembra. Poi prendiamo l'arboscello. Povera pala, sta morendo. Prendiamo il bombial che abbiamo già e distruggiamolo di bombial. Vediamo se esce una cosa interessante. Perfetto, e mi è diventato doppio albero, quasi quasi, per rendere il tutto più veritiero. Metterei una roba del tipo, vabbè, questi si tolgono, poi li tolgo meglio anche dopo. Ci mettiamo i legni anche qua e ovviamente anche di qua. Lo sapevo che lo mettevo storto l'ultimo, lo sapevo. Perfetto, dai Master, sei stato molto bravo. Però ora devo scendere. Aia. Aia! Ok, ci ha spaccati le ginocchia, però dai, siamo ancora vivi. Ora, signori, sono andato a prendere un paio di cose nel magazzino, però diciamo che la parte bruttissima arriva adesso, non ci avevo pensato in realtà, perché qua sotto devo farci una sorta di serpentina. Allora, prima di tutto voglio mettere questo, se no mi dimentico. Allora, tipo che possiamo fare una cosa del genere, vediamo, non so, sto andando un po' a casuccio. Ok, la serpentina l'abbiamo fatta. Ora il brutto è che dobbiamo farla da tutti i lati. Spero di farla simmetrica. Se così non fosse, beh, sarebbero un po' dei problemi. Ok, dovrei averla fatta giusta. Ora la faccio anche di là. Poi, vabbè, facciamo che la terra la tolgo tutta alla fine. Ok, mi manca l'ultimo lato, che in teoria è quello più particolare, perché c'è appunto la scala e quindi sinceramente non saprei neanche come farla. Oppure potrei fare una roba del tipo così. No, ho sbagliato. Aspettate, allora, dai. No, no, ho sbagliato tutto. Tutto sto sbagliando. Sali qua, va. Parkoureggiamo. Facciamo vedere cosa abbiamo imparato nelle ultime, esatto, mappe parkour che vi invito ad andare a vedere. Esatto, e facciamo una cosa del genere. Dai, ci sta. Ora tolgo un po' tutta sta terra che fa più schifo dello schifo. E vediamo un po' com'è. Spero di averlo fatto tutto giusto. In teoria sì, in pratica speriamo. Perfetto, stranamente non ho fatto errori. Lo so, non ci credo neanch'io, non ci crederete neanche voi, però è così. Oh, guardate come sta uscendo, dai, è carina. Poi ci si possono dare delle modellate finali, volendo si può anche spostare questo. Però vabbè, dai, sta uscendo bene. Ora, per quanto riguarda le scale, dovremmo farle anche interne. Oh, tutte le ho sbagliate, tutte. Si è rotta pure la pala, ha detto di no a questi errori, quindi ha preferito suicidarsi. Spacchiamo intanto questa, che non ci serve momentaneamente. Momentaneamente. E ok, guardate che figo. Ora qua c'ho intenzione di metterci la glowstone, però prima volevo fare delle altre modifiche. Comunque dai, mi sta piacendo, spero stia piacendo anche a voi. Non so quanto sta durando questo episodio, ma con i giusti tagli so che lo farò durare il giusto. Tra l'altro diamo un'occhiata all'accampamento qua. Tutto bene, guarda lì cosa stanno facendo. Ci sarà una rissa. Oh, le risse, wow. Allora, adesso io direi di abbellirlo. Mettiamo una crafting table, che in teoria dovrebbe essere un abbellimento, tipo qua da qualche parte. Poi ci dobbiamo mettere il letto, che mi sono dimenticato. Le scaline si possono usare come tavolini, se non sbaglio, tipo una roba del genere. Vabbè, niente, non possiamo farci il vasettino. Ci faremo doppia cesta, che andiamo a mettere qua. Ovviamente sempre come abbellimento. Che palle che non posso fare il vaso. Prendo un letto, lo rubo ovviamente ai villager, perché è giallo, diciamo che è bello carino, e lo vorrei mettere lì sopra. Vediamo qua che letto c'è, bianco, no. Poi vabbè, ovviamente quello lì della casa dei villager lo rimetteremo, però per il momento lo voglio tenere giallo. Qua tutto bene?
bene, oh, io vi tengo d'occhio, state attenti, anche voi polli state attenti. Ho preso anche due fornaci da mettere tipo qua e ho un piano del tipo. Allora, dentro qua ci voglio mettere i fiori che al momento non possiamo fare. E quindi diciamo che sarà un ricordo per quando troveremo i brick. Qua volevo fare una cosa del genere, vedete che esce bello carino. E appunto ci dovremmo mettere i vari cosi. Al posto di questo ci metto il bel letto, che così in realtà è un po' invasivo, quindi lo metteremo per così. Perfetto. Qua l'illuminazione c'è e ora dobbiamo salire, perché sì, dobbiamo salire, però da dove saliamo? Facciamo così, scendo, mi faccio il pillarone e andiamo là sopra per gli accorgimenti finali. Ora qua sopra andiamo a mettere delle belle foglie. Io ne ho prese appena 22. Potevo prenderne di più, in realtà non so perché lo lasciate giù. Il posizionamento ovviamente sarà casuale, fate come volete. Io vi invito a non metterne troppe e non troppo poche, quindi riempite il giusto. Poi ovviamente a scelta vostra potete fare come volete. Io come vedete sto riempendo, ma non troppo. Per concludere voglio andare a mettere un po' di vines sull'albero, un po' di rampicanti, mi sembra che si dica in italiano. Li metteremo anche sopra la casa, ora fatemi un attimo salire. Diciamo che metterli all'esterno sarà un po' la parte noiosetta, però ce la faremo, sono sicuro. Possiamo metterli qua, poi anche qua su queste parti d'albero, non c'è nessunissimo problema. E se io facessi parkour? No, cadrei come un pollo. Ah, poi andiamo a concludere mettendoli di qua, che diciamo che è la parte che si vede un po' di più. Ce ne mancano tre. Io direi di provare a rifare il parkour. Mamma mia, signori. Mamma mia. Tanta roba, bravo Master. Ora di qua chiudiamo pure. Esco un attimo di qua per mettere gli ultimi. E direi che siamo al top. Tipo lo mettiamo di qua e gli ultimi due li mettiamo sull'alberello. Tec, tec. Bene, 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 signori. Bene, bene, bene. Quindi la casa io direi che è anche completata. Ci mancano appunto da mettere i fiori. Un po' mi dispiace in realtà. E niente, direi che quindi la casa è completata. Ovviamente si possono sempre aggiungere delle vines e delle altre cose, esatto, per migliorarla. Però per ora, sinceramente, mi piace. È un progetto un po' pensato al momento, non è studiato. Dai, carina. Fatemela vedere da qua. Permesso, permesso. Dai, ci sta, mi piace. Potrebbe migliorarsi, sì, è vero, però per ora non è per niente male. Dai, bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Io direi di dare un'occhiata da sopra per vedere come stanno le nostre mucchine, le pecorelle, tutto bene? Te a posto, sal, polli sono sempre pochi. Vabbè, meglio così, non li voglio far riprodurre. Dai, bello, mi piace. Da qua possiamo vedere di qua, sono molto contento, sono molto contento. Signori, mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Mi do anche una sistematina perché avrei di sicuramente, se oggi signori non so parlare, proprio sono cotto fino alla testa. Dicevo, vi ringrazio per la visione, spero che questa casa vi sia piaciuta, se volete riproducetela nel vostro mondo, non è troppo difficile, magari la parte scomoda è all'esterno, quando c'è da mettere un po' le scalette, ma niente di troppo difficile. Vi ringrazio e vi do appuntamento domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!